Allora, sono sempre qua con Solidworks, poi ho anche il volume 1 dal Pidatella all'inizio, siamo sempre a pagina 11, avevamo detto, ok, sì, 11. Abbiamo parlato della forza peso, dell'aviazione, di una forza dell'aviazione. Dunque, in modo perfettamente analogo, un corpo non può mettersi in moto spontaneamente, ma solo per l'intervento di una forza. E una volta in moto non può fermarsi o rallentare senza l'aiuto di un'altra forza che annulli gli effetti prodotti dalla prima. Questo esempio mette in luce una importante caratteristica delle forze. Esse tendono, se non equilibrate da altre uguali o opposte, a produrre un movimento del corpo in cui sono applicate. Per capire quale direzione avviene tale movimento, è necessario che la forza sia caratterizzata, oltre che dalla propria intensità, anche da una certa direzione e caratterizzazione che si ottiene ricorrendo la rappresentazione grafica. Noi abbiamo solido, dunque possiamo rappresentarlo. Abbiamo un certo limite, però va bene, nel senso che andiamo a vedere. Vabbè, scelta infatti una certa scala dal disegno, che noi non abbiamo problemi. A meno che non abbiamo, potremmo averne, sinceramente, però vabbè. Possiamo scalare, zoomare e così via, non è che abbiamo tantissimi problemi. Se si traccia una retta R generica e su di essa si disegna un segmento di una certa lunghezza provvisto di una freccia di un'estremità, tale segmento orientato, detto vettore, è adatto a rappresentare una forza in quanto dal grafico è possibile ricavare. Adesso vediamo, cioè, nel senso, alla fine fondamentalmente io vado qua sul piano frontale e disegnerò con lo schizzo. Potrò disegnare una linea di mezza via che mi rappresenta, diciamo, l'asse delle X, ok? Poi potrei disegnare, questa la dobbiamo mettere orizzontale, se no, ok? E potrei disegnare un'altra retta, ok? Una retta così, ok? Questa qua, rappresentazione generica, ok? Possiamo anche come rappresentazione al disegno andare a dargli un angolo, facciamo 30. Questa qui, essendo una, diciamo, una retta R generica, questa qui dovrebbe essere infinita. Vediamo, però, a questo punto, avendo fatto così, dobbiamo cancellarla. Vediamo un attimo, spostiamo questa. Facciamo, rifacciamo, torniamo indietro. Tac, tac, tac. Torniamo indietro. Allora, se io vado a rappresentare una retta generica, ok, questa poi la faccio lunghezza infinita, poi questo vado contro questo, vediamo, facciamo coincidente, potremmo dargli un angolo e abbiamo definito questa retta, ok, andiamo a mettere 30. Su questa retta io posso andare a mettere una rappresentazione schematica di una linea, ok? Questa linea verrà chiamata vettore. Naturalmente qui in solido manca il verso, perché questo vettore, adesso andiamo a prendere, è dotato di un'intensità che noi lo andiamo a mettere con l'unità di misura, ok? E possiamo andare a mettere 30, io dico. Ok, la direzione, la retta d'azione più che direzione individuata dalla retta R su cui giace il vettore, questa dunque è la mia retta d'azione. Naturalmente il verso caratterizzato dalla freccia posta all'estremità del vettore stesso. Il problema è che io, se posso anche disegnarmelo un qualcosa del genere, no? Potrei anche disegnare. Andare a fare qua, però diventa troppo pesante. Per carità, si può fare, poi però non mi allunga un po'. Si può anche fare, si può creare anche dei blocchi, però vabbè, adesso non volevo questo. Dunque, l'intensità, la mia retta d'azione e il mio verso. Naturalmente io qui, se voglio poi completamente definirlo, dovrò andare a mettere anche un valore. Ciao, questo qui. Possiamo anche mettere XY. Vediamo un attimo.
questo adesso cancello, ok, e vado a prendere da qui a qui, posso benissimo, non so, dire 40. Dunque lui continua, abbiamo definito la vetta R come la vetta d'azione, ok, della forza F, noi abbiamo detto il 30, mettiamoli, chiamiamola F, forza F, che così, ok, forza F. Anziché parlare semplicemente di direzione, ecco, dunque anche la definizione qua è interessante. In effetti questi due termini rappresentano due caratteristiche della forza ben distinte, in quanto esistono infinite forze parallele, ok, aventi la stessa direzione ma rette d'azioni differenti. Cioè, se io qua vado a fare una ripetizione di schizzo, sì, però dovrei andare a disegnarmi poi, se io vado a disegnarmi questo da qui e faccio questo perpendicolare a questo qui, ok. Allora lui dice, se io vado a farci una ripetizione lineare, ripetizione schizzo lineare, l'asse X, prendiamo questo qui, ok, entità da ripetere. Entità da ripetere, non me le ripete, maledetto, maledetto. Ok, perché non me le ripeti? Andiamo a, qua, ok, andiamo a ripetizione schizzo lineare, qua facciamo questo, andiamo a mettere questo, entità da ripetere questo e qua. Ah, perché non me le fa, perché è infinito. Comunque, fondamentalmente, andiamo a ritornare qui. Questo io posso ripetere più volte, ok? Dunque, qui infinite forze parallele. Dunque, in effetti questi due termini rappresentano due caratteristiche della forza ben distinte, in quanto esistono infinite forze parallele aventi la stessa direzione ma rette d'azione differenti. Dunque, il termine giusto è rette d'azione, perché la direzione qui io faccio queste parallele, dopo capirò, però per me, perché è, non mi fa, perché è infinita. Vabbè, se io vado a fare ripetizione schizzo lineare asse X, vediamo se mi fa questa. Non me la prende questo. Entità da ripetere, non me la prende, perché probabilmente è infinito. Vabbè. Inoltre, nella rappresentazione grafica, l'estremità del vettore opposta alla freccia costituisce il punto in cui la forza stessa è applicata. E dunque era questo che abbiamo dato il 40. Le forze appartengono quindi a una categoria di grandezze la cui piena determinazione richiede le seguenti precisazioni. La direzione, vabbè, che è infinita, abbiamo detto che sono infinite parallele. La mia retta d'azione, che quando vado a bloccarla su questo punto e con l'angolo mi dà la retta d'azione, il verso, che è questo qui, l'intensità, che è la quota, e il punto di applicazione, che mi è dato dal mio 40 sulla retta d'azione. Dunque, retta d'azione, intensità, il punto di applicazione e il verso. Ok? E la direzione, vabbè, perché però posso avere infinite rette parallele. Dunque questo, direzione, retta d'azione, il verso, l'intensità, il punto di applicazione. E dunque questa consente di definire le forze di grandezza vettoriale. Dunque questa forza è una grandezza vettoriale. Vabbè. See you next time.